Il caro bolletta e il caro benzina gasolio stanno mettendo in crisi tanti settori, tra questi tassisti che lavorano con le proprie auto e di conseguenza dipendono dalla benzina e o il diesel. Aumenti che oscillano tra il 30 e il 35%, un rincaro non indifferente per un settore che però non può aumentare il tariffario minimo, perché dipende da leggi regionali. Incide in maniera pesante perché sia il gasolio e soprattutto anche tutta la parte che riguarda la manutenzione delle auto e anche la vita personale fanno parte di quei costi incomprimibili che sono sostanzialmente fissi, sia tu che guadagni 10 o che guadagni 50. Per cui in questo momento quei costi incomprimibili si stanno ulteriormente alzando, non siamo tornati minimamente al lavoro, agli incassi del 2019, perché siamo ancora sotto di un 40-50%, ma la realtà è che il 40-50% che siamo sotto sarà un 60%, perché con questi costi che stanno aumentando, il costo per energia, il gasolio, la benzina è aumentato di un 30-35%, ma i tassisti mangiano, quindi fanno la spesa, e la spesa è aumentata di un 10%, quindi siamo veramente in condizioni, noi come altre categorie di lavoratori, siamo in condizioni pessime. E differentemente da quanto succede ad altri artigiani o imprenditori, noi non possiamo toccare le tariffe che sono di competenza regionale. E la movimentazione è anche vero che toccare le tariffe va ad aumentare, cioè perché è come un gatto che si morde la coda, perché va a aumentare il costo per i cittadini, quindi aumenta l'inflazione. Bisognerebbe trovare dei modi per ristorare, senza andare a pesare sulle tasche dei cittadini, quei lavoratori che in questo momento stanno realmente soffrendo.